Oggi parliamo di diabete e dell'impegno di Roche Diabetes Care Italy in quest'area, un'azienda impegnata da più di 40 anni a soddisfare i bisogni delle persone con diabete. Parliamo di innovazione e di come l'innovazione basata sulle tecnologie innovative possa aggiungere e creare valore a tutti i professionisti sanitari e alle persone con diabete. Il tasso di crescita del diabete in Italia negli ultimi anni è passato dal 3% al 6% circa. Il numero di persone con diabete è di circa 4 milioni e nonostante il numero molto elevato di farmaci e le svariate tecnologie che sono oggi disponibili, le persone con diabete non raggiungono il loro compenso glicometabolico, o meglio, una quota molto rilevante delle persone con diabete non è in target. Ma perché questo? Esiste un fenomeno che viene normalmente definito inerzia terapeutica, che è determinato da diverse concause, quali ad esempio la mancata accettazione della patologia da parte della persona o il pochissimo tempo a disposizione che i medici hanno durante la visita. Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da una gestione personalizzata ed integrata del diabete che si basa su un ecosistema digitale aperto. E grazie a questo ecosistema digitale aperto è possibile mettere a disposizione dei dati dai quali i clinici possono poi desumere delle azioni terapeutiche per seguire al meglio i pazienti e quindi per consentire un miglioramento degli outcome. Nell'ambito della gestione personalizzata del diabete, l'utilizzo di algoritmi che consentono al medico di individuare pattern glicemici ricorrenti rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per consentire al medico di individuare in modo più precoce ed oggettivo i pattern, per l'appunto ricorrenti. Un'altra area di innovazione molto importante è rappresentato dagli algoritmi e dai sistemi di intelligenza artificiale che consentono un'erogazione automatica dell'insulina nell'ambito della categoria dei closed hybrid loop, sistemi che consentono al paziente di migliorare il raggiungimento degli outcome. Nell'ambito delle opportunità di innovazione, prevenzione e complicanze sicuramente rappresentano un'area molto importante. È proprio per questo che Roche Diabetes Care ha voluto aprire una challenge dedicata a sistemi basati sull'intelligenza artificiale e su algoritmi in grado di identificare da una parte gli indicatori utili per la prevenzione e dall'altra delle complicanze. A cosa serve in pratica tutta questa innovazione? Il valore dell'innovazione deve aiutare le persone con diabete a vivere meglio la loro patologia, quindi ci riterremo soddisfatti solo quando tutti questi algoritmi e quando l'intelligenza artificiale veramente riusciranno a migliorare la qualità di vita delle persone con diabete nella loro quotidianità. La gestione personalizzata ed integrata del diabete rappresenta senza dubbio un cambio di paradigma che può avvenire solo grazie ad una stretta collaborazione tra tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale.